ora vi porto a fare un giro con questo GeForce. Prima di tutto lo accendiamo, tenendo premuto il pulsante al centro, leviamo il cavalletto e si parte. Adesso sta a livello 1, ha veramente un bello scatto come potete intuire. Dunque a livello 1 arriviamo ad un massimo di 20 km orari di velocità, livello 2 si arriva a, adesso siamo leggermente in discesa, però a 33 km orari. Livello 3 ragazzi è spaventoso, si arriva a 36 km orari. Freno, la frenata è molto molto buona, il freno a disco ovviamente sia all'anteriore che al posteriore fa sempre il suo dovere, dà una bella sensazione di sicurezza. A destra troviamo il freno anteriore, a sinistra il posteriore, stile moto, quindi al contrario di una bicicletta. Qui, come potete vedere, c'è la leva dell'acceleratore che è molto intelligente, perché se noi la teniamo premuta per più di qualche secondo, anche se poi viene lasciata, il monopattino continua ad andare da solo senza che noi continuiamo a spingere la leva. Questo è molto comodo per tragitti lunghi, è come un cruise control. Poi basta premere leggermente il freno e il gas, diciamo, viene rilasciato, quindi molto molto comodo. Che altro dire? Qui ci sono i pulsanti delle frecce, il clacson, sempre utile. La forcella anteriore ha poca escursione, ma direi che è più che sufficiente. Il monopattino si guida bene, molto agile, direi niente male. Adesso siamo su asfalto, proviamo anche su sterrato. Questo è uno sterrato vero, ragazzi, è molto molto sconnesso e sicuramente non è un monopattino che dà il meglio di sé sullo sterrato. Le ruote comunque sono piuttosto larghe, di una dimensione che consente di andare anche su sterrato, ma io non ci farei più di qualche sterrato leggero, diciamo, questo già è troppo. Però all'occorrenza sì, può essere usato anche su sterrato, strada bianca leggera. I freni funzionano benissimo anche qua, sgomma anche al posteriore, cosa che non serve, ma i freni funzionano bene anche su questo terreno. Se si frena con non troppa violenza si riesce a rallentare senza far slittare la ruota, quindi direi anche su fondo sconnesso si può fare. Piccola pecca, il display al sole non ha una grande visibilità, al coperto sì, di notte sì, ma al sole direi decisamente di no. Infatti vedete, se cambio i livelli di assistenza sì, si vedono, ma non un granché da questo punto di vista. Alla fine però la velocità è bella grande, quindi diciamo quello che serve è sotto controllo, così come la durata della batteria. La pedana invece è piuttosto grande, ci si sta benissimo con i due piedi affiancati sulla linea orizzontale, quindi direi è grande più che a sufficienza. Adesso qui sono su una bella salita ripida, bella lunga, e voglio vedere se anche in salita riesce a portarmi a circa 35 all'ora, che è la sua velocità massima. Vediamo subito insieme. Allora, impostiamo il livello 3 e partiamo. Siamo già a 15 all'ora. Ha veramente un grande scatto, ragazzi, eh? Senza dare la spinta, comunque schizza subito via. 30, 32, 33. Diciamo 33 in salita al massimo, ma niente male, considerando che appunto siamo in salita e 33 per un monopattino non è affatto male. Adesso è entrato il cruise control, freniamo e rallentiamo un pochino, almeno mi sentite meglio. Diciamo che non sono pesante, 60-65 kg, però questo monopattino ha un gran motore. In piano comunque i 35 li raggiunge veramente in pochissimo tempo e li mantiene senza problemi. Un'altra cosa da sottolineare è che
ripeto, è veramente molto maneggevole. Poi la ruota davanti si riesce anche ad impennare piuttosto bene, se magari c'è da affrontare un piccolo scalino, un dosso, un tombino, si riesce a maneggiare molto bene. Ovviamente sempre avendo un pochino di dimestichezza con il mezzo, ma chi di noi ragazzi da bambino non è mandato su un monopattino? Questo è un monopattino, maneggevole tutto, ovviamente più pesante, ma avendoci un bel motore a spingerlo e avendo la batteria in basso, il baricentro è basso, si guida bene e quando si porta non sembra che pesi poi così tanto. Come vi dicevo, piccolo gradino, basta alzare un pochino la ruota e lui va, che è una meraviglia. Prima di tirare le conclusioni, giusto un paio di raccomandazioni. Usate sempre il casco quando lo utilizzate, non fate come le scene che avete visto nel video, ma quella è stata una cosa veramente improvvisata su pochi metri. E poi date sempre un occhio alle normative vigenti. Io adesso non mi sono informato, poi magari il video, chi lo guarda fra qualche mese, le cose saranno cambiate, quindi informatevi sempre bene come si può circolare e dove si può circolare con un monopattino elettrico. Poi, per tirare appunto le conclusioni, pregi e difetti che magari non vi ho ancora detto o che voglio sottolinearvi. Dunque, i pregi sono che le ruote sono tubeless, questo diminuisce di molto le forature, io ce l'ho da qualche settimana e comunque non hanno perso un mezzo bar di pressione. La batteria è dichiarata fino a 40 km di autonomia. Io non ci ho fatto così tanto, quindi non posso esprimermi su questo aspetto, ma anche se si arrivasse a 30-25 per l'utilizzo che prevede un monopattino elettrico, secondo me è più che sufficiente. Un altro pregio è che quando si tira fuori dalla scatola è praticamente già subito pronto, serve veramente un attimo a finire di sistemarlo e poi le chiavi sono date in dotazione dentro anche una bustina, un recipiente molto carino. E un altro vantaggio ovviamente è che il manubrio, il volante è regolabile in altezza e quindi è un attimo a trovare la posizione giusta. Un altro aspetto che può essere sia un pregio che un difetto è che è molto robusto, pesa circa 14-15 kg, è massiccio, è stabile, quindi quello è un pregio, però è anche piuttosto voluminoso, anche chiuso rimane piuttosto grande e quindi non è facilissimo da caricare. O meglio, questo GeForce S10 si può caricare, però diciamo che serve una macchina con un baule, diciamo, un pochino sopra la media, piuttosto grande, e a quel punto con un po' di dimestichezza e con un minimo di forza si riesce a caricare tranquillamente. Certo è che per una macchina con un baule più piccolo è necessario tirare giù i sedili, però alla fine piuttosto buono considerando le dimensioni. Mentre due piccoli difettucci che voglio sottolinearvi è che le luci non si vedono benissimo al sole, alla luce del giorno, per luci intendo quelle posteriori, comprese le frecce, mentre un altro difetto è che la pedana, essendo di colore chiaro, si sporca veramente molto facilmente, quindi è un attimo a farla diventare da grigio chiaro a grigio scuro. Probabilmente avessero scelto un colore più scuro, sarebbe stato meglio, avrebbe trattenuto meglio lo sporco, meglio l'avrebbe reso meno evidente. Mentre di notte direi che è decisamente ben visibile sia al posteriore, stop e frecce, sia all'anteriore. Adesso la luce è alla massima potenza, non fa un fascio troppo profondo, però illumina bene nella zona circostante, anche ai lati, quindi per l'uso per cui è pensato direi che va più che bene. E ovviamente anche il display, quando c'è poca luce, fa tutto un altro effetto. Per finire, ragazzi, trovate i link per acquistare questo scooter qui in descrizione, sconti, offerte, cose varie, trovate tutto in descrizione. Io ho un mezzo che consiglierei per chi deve spostarsi e fare pochi chilometri o chi deve lasciare l'auto da una parte per poi recarsi in un posto in cui a piedi ci metterebbe troppo. È veramente, ripeto, stabile, funzionale, lo vedo molto bene anche a circolare per strada senza grandi problemi. Quindi, secondo me, è approvato. Non sono esperto di scooter elettrici, ma per quelli che ho potuto vedere in giro, questo è probabilmente
uno dei migliori, dei più robusti. Sicuramente non è uno scooter elettrico per bambini, non è un giocattolo, ma è una cosa, diciamo, piuttosto seria o, passatemi il termine, professionale. Con questo è veramente tutto, vi ringrazio per l'attenzione, invito anche a mettere un bel like, ad iscrivervi al canale, a commentare se già lo possedete o se vi potrebbe interessare e ci vediamo al prossimo video. Ciao!